Per la mousse, cioccolato e mascarpone ci serviranno 250 g di mascarpone, 250 g di panna fresca, 100 g di zucchero, 150 g di cioccolato fondente e un po' di cioccolato a scaglie per decorare. Iniziamo dal nostro ingrediente principe, il cioccolato, e facciamolo sciogliere a bagnomaria. Il cioccolato è fuso, spegniamo e lasciamolo leggermente intiepidire. Ora montiamo la panna. Aggiungiamo lo zucchero. E il mascarpone. E adesso è il momento di aggiungere il cioccolato. Se volete, invece del cioccolato fondente, potete utilizzare anche del cioccolato al latte. Oppure, se avete del cioccolato da riciclare, è un'ottima occasione per preparare questa mousse. E diamo un'ultima mescolata con una spatola. Come vedete, è un dolce che si prepara in un attimo, ideale anche se avete ospiti che si presentano all'improvviso. Questa mousse è perfetta anche per farcire una torta o un pan di Spagna. Io adesso mi sono preparato una sac à poche per metterla nei bicchieri in modo un pochettino più scenografico, però se non ce l'avete, mettetela tranquillamente con un cucchiaio. Ed ecco, riempiamo i nostri bicchierini. Se volete, potete alternare la mousse con dei biscottini, magari inzuppati nel caffè oppure nel liquore. E ora, siccome il cioccolato non è mai abbastanza, decoriamo con delle scagliette di cioccolato. Non me ne vogliono gli ospiti, però uno io lo assaggerei. Mi sacrifico. L'abbinamento cioccolato e mascarpone, in quanto a golosità, non ha rivali. L'ho fatto in casa per voi. Per fare la mia mousse cioccolato e mascarpone, iniziamo facendo sciogliere il cioccolato a bagnomaria, poi lasciamolo intiepidire. Nel frattempo, in una ciotola montiamo la panna, aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a frullare. Quando è quasi montata, aggiungiamo il mascarpone e riprendiamo a frullare. Uniamo il cioccolato con una spatola e amalgamiamo bene. Quando è pronto, mettiamo il composto in una sac à poche e riempiamo i bicchierini con la mousse. Finiamo decorando con scagliette di cioccolato.